Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siamo tornati con un video sul calcio. Non è quello delle copertine strane. Sapete come si dice? Gli imprevisti possono capitare. E infatti oggi ci andremo a vedere gli imprevisti nel calcio. Quei momenti inaspettati, dei momenti che non ti aspetti. Più magari che una ti scende sul campo, si spoglia e comincia a correre. Mi è capitato. No, aspetta, mi è capitato nel campo da calcio. No, aspetta. Ero alla finale di Champions League a Madrid, in quel Liverpool Tottenham che non si ricorderà nessuno perché hanno fatto un tiro. Anzi, non l'hanno manco fatto perché era un calcio da rigore. C'è stato quel momento. Perciò, ragazzi, ci andremo a vedere tutti questi momenti un po' così, che comunque ci fanno divertire e sarà misto cringe, misto divertente. Però voi supportate questi video con un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervene altri. Qui in alto trovate tutta la compilation dei video che siamo andati a vedere. È probabile che qualcuno l'avremmo già visto, però tanti nuovi ne stanno arrivando, visto che il calcio va avanti e succedono cose. E la Juventus si è ripresa. Raga, la Juventus scappato. Allegri è andato dallo stregone. Come è possibile? Forse sarà stato un momento imprevisto per voi, ma non per me. Iniziamo con... orca miseria! Ma no! Se la ride Guerreiro, aspettazione. Guardate. Oh, gli ha fatto proprio un intervento brutto, sulle gambe. Cioè, non gli ha detto manco scusa. Guardate, manco gli fa scusa. Beh, lo guarda. Ce n'era uno che è proprio morto steso. Guardate, l'altro stava a braccia aperte così. Stava probabilmente cercando aiuto in tutti i modi. Però il massaggiatore del Borussia Dortmund pensa bene di acciaccare pure Guerreiro. Va così, boom. Questo non è un momento imprevisto perché ci abbiamo Paquetà che la stoppa così, vabbè. Pure il difensore abbraccia giù. E guardate dalla panchina quello che fa. No! Il momento è bello, ma stai giocando in Conference League, no? A proposito di Conference League, lo dico qua perché così non posso essere smentito. Allora, la Lazio è scesa in Conference League. La Lazio non è la Roma. Uscirà alla prossima partita. O se non è la prossima, comunque non se la giocherà sta coppa. L'unica squadra decente in Conference League è proprio il West Ham, che c'ha Paquetà che se permette di fare ste robe, perché oggettivamente, ragazzi, il livello è ridicolo. Se la ridono addirittura in panchina. Poi non lo so, ditemi che ne pensate. Qua abbiamo Ronaldo che dà la mano a dei non tifosi della Juventus quando era ancora la Juve. Sapete la cosa bella? Vi do una curiosità. Sicuramente sarete stati allo stadio. Non so in quanti sono stati dentro lo stadio. Io ho anche segnato un gol allo Juventus Stadium. Vedete, dal momento in cui tu scendi dal bus dei giocatori a quando entri il campo, c'è proprio solo questa passerella che sta facendo Ronaldo. Giri e sei dentro al campo. Ma proprio stai dentro al campo. E dallo spogliatoio al campo ci sono veramente qualche metro. È una cosa incredibile. È vero, ragazzi, che è uno stadio nuovo. Cosa ridono tutti? Che Zabaleta, che ci eravamo dimenticati tutti, ha avuto un passaggio anche lui al West Ham. E invece sì, è stato così. E Nkunku segna. Grande Nkunku. Comunque contro... Ah, bella questa immagine. No, l'ha sbagliato. Ah, Darwin Núñez. Non è così inaspettato. Núñez, quanti gol se magna, ragazzi. Attenzione, vai, che l'hai segnato, E invece no. Poi dici, perché De Zerbi se n'è andato dallo Shakhtar? Poi, ragazzi, siamo in Germania, lui rimane fermo. Oh, buongiorno. Oh, non gli hanno fatto gol. Guarda, quello è rimasto lì. Secondo me, ragazzi, si è buggato. Che gli è successo? Questi non sono inaspettati. Si è buggato. Che sta a vedere, raga? Non vi è mai capitato, tipo, che il cervello ve si frizza per quei un secondo? Ecco, a lui gli è successo questo. Tra l'altro non hanno manco preso gol. Ammonito e basta. Vabbè, non è certamente la partita con più ammunizioni. C'è stata una partita in pari in Argentina. Grande Anthony. Che giocatore fantastico. Giocatore tontoso. Sapete la cosa bellissima qual è stata? Se lo so bevuto. Dopo che ha fatto sta minchiata, Tenag giustamente gli ha detto: ma che cazzo fai? United che comunque si è ripreso, ragazzi. Attenzione, cartellino rosso. Siamo al 94esimo. È fatta. Siamo in un Dortmund Bayern Monaco, perciò non la vedrete mai sta roba. Segna. Chi segna? Chi è il 20? Ah, Modeste. Mi sa pure questo, ragazzi, è spartita. No! Che ha fatto questo, ragazzi? Oh, la mano di Dios! La mano di Dios! Vai contro la Juventus! Sì, palo! Che poi, ragazzi, sto palo è incredibile perché sta partita il Benfica la stava proprio devastando la Juventus. Poi non so se hanno pareggiato alla fin fine. Comunque mi ricordo di averla vista sta partita, il Benfica ne poteva fare 7-8. Poi è entrato quel giovanissimo della Juve che ha un po' ribaltato la sorte. Attenzione, portano fuori il tizio che però stava ovviamente simulando. Dice, oh, te vengo a prendere. E infatti, pure il capitano. La cosa bellissima è che il capitano... Tutti così. Un po' come quando c'è sta quello che sulla sedia da rotelle e si alza. Questo invece è un bel momento, ragazzi, perché mi pare che sia Holland che Foden. Sta succedendo? Boh, vedono qualcuno? No, pensavo, ragazzi, fosse quella partita in cui sia Holland che Foden hanno fatto tripletta. E mi pare che Holland gli ha lasciato il pallone. Vabbè, qua siamo a casa nostra. Chi segna? Lukman. Perché? Ah, perché non puoi esultare così. Ce lo possiamo dire, il calcio italiano è veramente ridicolo. Soprattutto per queste cose. Cioè, c'è sta gente che esulta davanti ai tifosi avversari. Fanno le peggio cose, ma questo non può esultare così. Poi non so, mi pare che Lukman esulti così. Dal nome te direi forse così. Non lo puoi ammonire. Anche perché ieri sera, in diretta TV, Zaniolo bestemmia in faccia all'arbitro. Bestemmio io, gliela dico. Tanto solo adesso noto il simbolo legge sulle chiappe dell'arbitro. Oh, gli arbitri italiani sono veramente scarsi. Può essere pure semplicemente che questo è scarso. Vai!
No! Quello che è Silva? Mamma mia, ragazzo, Silva solo al Milan non ha segnato. E in questa occasione Osimhen gliela ciuccia a Blind. Tra l'altro, ragazzi, sa come è finito mo al Bayern Monaco, come pare, cioè. No! Non se l'aspettava nessuno, Bukayo Saka. E tra l'altro stava arrivando una stagione sontuosa, perché pure il buon Arsenal sta facendo bene. No. Questo è da rivedere, no, al VAR. Entrata, arriva lui. Sta per entrare la palla, la tira fuori. Che giocatore sontuoso. Siamo negli Stati Uniti, Ma poi si incazza, guardalo che sta rabbia. Fa, no, entrata. Ma entrata. Ma l'hai tirata fuori. Vai come un Black Mamba. Guarda, come un Black Mamba. Però il portiere è un beota. Eccolo Darwin Núñez. È partita pure la pubblicità. Guardalo, che giocatore di posizione. Io ripeto, ragazzi, che nelle prime partite c'era qualcuno che diceva che questo era meglio d'Oland. And, vabbè. Oi! Okay. Guarda pure il difensore. Vabbè, però il difensore, questo esulta, giustamente. Guarda pure il difensore, ci ha messo una giornata. Non l'avrebbe presa, però Oland! Ecco, sbaglia. Però per questo errore qui, per questa partita qui, poi è stata la prima partita che ha messo in confronto sia City-Liverpool, che lo scorso anno, vi ricordo, sono arrivati a un punto di differenza. E tutte e due avevano il nuovo centravanti. Solo che ci si aspettava tantissimo. La Oland ha fatto 21 gol. Calcio femminile! Ole! Ole! No, no! Ma che è? No, te prego, per favore. No, raga, per favore. Sapete, sono sempre la parità in tutti i contesti, momenti e situazioni, però. Guarda, lei l'aveva chiaramente sbagliata. Ma lei vuole intervenire lo stesso. Guarda l'arma per il portiere. Senta, raga, guarda il portiere come casca all'indietro. Secondo me c'è rimasta. Beh, portiere liscia. Poi lei la tira assolutamente fuori a porta. Liscio ancora, guarda il portiere come si butta di testa. Ba-boom! Batte il cranio e rimane là. Che cosa ha visto? Questo è Puskas Award. Sta via con le mani. Ma che sta a fa? Oh. Arbero, ma che stanno a fa'? Oh. Quindi è calcio di rigore. Ma questo sarà a livello giovanile, ragazzi. Gli ha buttato dentro. Sì, è a livello giovanile. Stack. Oh, ma questo mi ricorda Suarez contro il Ghana ai mondiali. Fatto sta che se non avesse parato Suarez quella palla, il Ghana sarebbe andato avanti. Invece poi il Ghana con Gianna Samoa, un passato all'Udinese, sbaglierà. Pedro Porro questo, che si è bombato la fidanzata di João Félix. Poi passerà l'Uruguay, quel mondiale in Sudafrica. Questo è parente di Karius, o è il parente di quello di prima? C'è uno stadio intero, nessuno te lo dice. Guardate sto tifoso che fa proprio così. Ma come cazzo è possibile? Quello è il Sick Wolf di quella... Vai! No. Allora, lì per lì ho pensato, mo la sbaglia. Poi ho capito che era il difensore. Secondo me c'è l'ombra del calcio scommesse. Dai, c'è calcio scommesse qua. Allora, qualche volta in live ci siamo fatti la reazione al calcio femminile, che per carità è nobilissimo. Per carità. Ci sono dei fenomeni assoluti. Vado a vedere, che ne so, al Barcellona. O quando ti vai a vedere la Champions League. Vedi cose veramente clamorose. Comunque, adesso abbiamo una completion di calcio femminile. Vai, portiere. Ti ha presa. Il rigore è battuto malissimo. No! No, sì o no? Sì, il gol o no? Aspetta, da Goal Line Technology ci dicono di no. Gliel'ha data. Che incompetenza. Ma tu immaginate che salvi un rigore così? Con un po' bucio di culo, aiutami te. Vai. Vedi, raga, che non è solo maschi femmine. Ultimamente, non so perché, su Twitter mi capitano spesso i filmati del calcio indonesiano. Perché indonesiano? Perché sì. Questa addirittura è Mo Salah che se lo magna. Se la ride Salah, dice, ma che te ridi? Ti sei magnato un gol clamoroso. Vai, portiere! Vai, Roe. Che sta succedendo? Aspetta, si va avanti, veloci, fast forward. No, la palla si ferma! L'ha sbagliato! No, porco due, ragazzi. Il grande gioco. Traversa, vai, è tua. Questa mi sa che l'avamo vista, però non andò all'inizio. Cioè, capisci? Tu dici, il calcio femminile, ma che allora questo? Ma infatti questi sono scandalosi. Tra l'altro quello era Tehat. Adesso è andato a giocare, mi ricordo, se in Francia. Oh! Forse era quando giocava in Belgio. Madonna, sto portiere, raga, ha rischiato l'osso del collo, va. Ma no! Già sta piangendo, Aurello. No! Lui sa che non può tornare a casa. Questo che era la Costa d'Avorio. Tanto la Costa d'Avorio è stato un periodo, ragazzi, che era fortissima. Oh, ci giocava Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré. C'aveva Kalou. C'aveva un sacco di giocatori forti. Vai, Olanda, faccia vedere. No, cade come una peracotta. Si è scalciato da solo. Poi questa mi pare fosse un'amichevole. Oh, no, l'ha rotto. Inaspettato, dovrà pagare tutti i danni. La nasconde. No, che cringe. Questo è ciò che ha visto la telecamera. Oh, comunque Walker preso per il culo. Ma Walker a Mbappé non l'ha fatto muove. Chiudi a bocca che entrano le mosche. Ascoltate questo momento perché è da un cringe. Ora lui... praticamente un giornalista ha urlato Ronaldo, che nella stessa intervista dirà: sono molto contento di essere venuto qui in Sudafrica. Sudafrica da che? Che dici? Cosa stai dicendo? In Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo. Qua. Ma tra l'altro, che stupido è questo? È un idiota. Se guardiamo i colori, questo è allenatore dei blu. No, non possibile. Se fosse così sarei un idiota proprio. Tra l'altro poi se ne va così tranquillo.
Guardiola sbombarda. No, no, disperato. Comunque Guardiola c'ha un body language clamoroso. Questo invece, ragazzi, è un momento che spero che stia accadendo in questo esatto istante, in un luogo lontano da noi. Maradona e Pelé che palleggiano di testa alla Noce del 10, un programma che conduceva Maradona in Argentina. È un grandissimo momento, totalmente inaspettato, considerando la caratura dei personaggi. Comunque i due giocatori più forti forse della storia. Comunque si è sempre fatto il paragone Maradona e Pelé. Sono stati due che non è che si sono sempre amati, eh. Ci sono storie e storie. Poi non sapremo mai più la verità, perché comunque è andata un po' così. Ora quella che gli va a levare la roba in testa a Ten Hag, che ha vinto ovviamente un trofeo molto importante, direi. Olè, olè, che fa, che fa? Ma stava già fuori. Lui si rimette in campo, viene ammonito. Ora qua, ragazzi, c'è il concilio guarda Marta. Marta una dei giocatori, giocatrici anzi, più forti il calcio femminile. È un po' d'anfamelle. Comunque siamo in Giappone, la patria del calcio di Ollie e Benji. Questa è la punizione che potreste vedere battuta dai gemelli Derrick. Poi che dobbiamo vedere che si vede. Oh, chi è entrato? Chi è entrato? Oh, uno che va meno all'albero. Albero! Da una parte sono mezzo contento di non giocare più a calcio, nonostante comunque la prima categoria è ancora accettabile. Oddio, accettabile, dipende. Quando vai a giocare ai paesi non è così accettabile. Però succedevano cose veramente tossiche. Il calcio è tossico, di per sé. Guarda questo come si tuffa. No, come ti sei tuffato? Gli hai dato rigore, Albero? Gli hai dato rigore. E qua invece, ragazzi, bacetto in testa a Pepe che se magna il gol. Un gol che avrebbe pareggiato la sfida con il Marocco. Passa in falso e le dico a Virgil van Dijk. Sono compagni de nazionale, probabilmente c'è una certa confidenza. Eccolo, ragazzi, questo l'ho visto su Twitter. Il calcio indonesiano. Ecco, perle di questo tipo potete trovare sul mio Twitter. Vai Marocco. No, orco due. Ah, questo l'ho visto in diretta, mi ricordo. Gli poteva frantumare la caviglia. Cazzo, non la sta succedendo in questo stadio. Oh, comunque ne vedi veramente dei pazzi. Ne si sono fatti in altalena. Vabbè, a parte, ragazzi, che una volta ho visto gettare un motorino dalle tribune. No! No! Se fossi stato un giocatore o un tifoso australiano avrei detto no. E invece sì. Ma gli hanno tirato la bottiglietta e lui PEF. Grande Harry Kane. Te ne dovresti andare dal Tottenham. No! Portiere! No, ma questo è il portiere del Parma. Infatti sta a dire, quella maglietta la riconosco. Quello è il Condor Pavoletti. Dici perché gioca Buffon a 45 anni? Non lo so. Comunque bello, ragazzi, che queste sono tutte cose nuove, eh. Segna Richarlison. Vanno a esultare con Tite. Purtroppo avrà abbandonato la panchina del Brasile. C'è un todo allenatore in Brasile. Mi sono fatta male. Mi sono fatta male. No. Tanto, ragazzi, vedete, perché c'hanno i pantaloncini così corti le giocatrici di calcio? Neymar Sito che dribbla tutti. Ehi, ehi, che succede, oh? Madonna, ragazzi, vabbè. Queste cose me le aspetto dalla difesa della Lazio, quando giocava Bisevac, Maurizio, Sianissa, gente così. E ho visto delle robe indecenti. Un Modibo Diakité. Poi invece abbiamo Sinisa Mihajlovic, compianto troppo presto, e Adriano, un altro compianto troppo presto, ma sportivamente parlando. Qua vince chi? Ha vinto Adriano, e rosicando un poco. Va Adriano con una qualità orribile e prende la traversa, capirai, gli avrà menato. Non ti spiego io. Questi ragazzi sono tutti figli dei giocatori dell'Argentina. Porco due. No. Guarda come volano i calci. Quello è rimasto per terra. Si è fatto male, eh. Oh, è andato a rialzare il fio de Paredes. Quello si è fatto male davvero. Ah, ma è una Royal Rumble forse, ragazzi. È un Battle Royale. Guarda, guarda. Se stanno a pista come la merda. Ecco, Tammy Abraham, che si sta specializzando nelle punizioni. Di che sport? Cristante gli dice: vabbè, ma dai, è uscito de poco. Forse gli sta di che c'ha il cazzetto. Qua invece, ragazzi, CR7 che saluta Gary Neville. Salta Carragher. Saluta Roy Keane. Salta Carragher perché, vedete, cringiatissimo, non sa che dire. Non solo perché uno è la leggenda, era una leggenda dello United e l'altro del Liverpool, e gli altri due sono dello United tutti e due, ma perché Carragher è stato particolarmente pungente e cattivo nei confronti di Cristiano Ronaldo in tutta questa macchina buttafango. Ha ragion veduta. Pensate che Cristiano Ronaldo ha chiuso la carriera con un'intervista mentre Messi vinceva la Coppa del Mondo. Sei un po' rosicchia, secondo me, Carragher. Non tirare, non tirare. Quando ancora quando ancora Eden Hazard valeva qualcosa. Oddio, guarda che momento, ragazzi. C'è addirittura Toni Kroos, che stava ancora al Bayern Monaco prima di diventare una leggenda del Madrid. Ora qua vince Ribery e fa schifo. L'avessi tirato Toni Kroos. Di Maria, nonna e zia. Ah, oddio, lo so che sta per succedere. Tacco. Che go. Cristiano Ronaldo. Madonna, questo era Cristiano Ronaldo Prime. Certo, stavano perdendo questa partita. Oh, questi si sono fatti male non poco.
esploso, ah, esploso il pallone, pensa un po'. Io mi ricordo, ragazzi, in Belgio accadde che Walter Baseggio, guarda che storica c'ha, Walter Baseggio, che era un belga d'origine italiana, se ne parlava benissimo giocare nell'Anderlecht, praticamente segnò e nel momento in cui fece gol esplose il pallone, quindi glielo annullarono. Insomma, c'è tutta una polemica. Baseggio tira una bomba, boom, esplode la palla, vedete? C'è la camera d'aria che esplosa, però la palla entrerà, mi pare, vedete? Esplode la palla e gol. Glielo annullarono, mi pare. O aveva giocato nell'Inter o per un sacco di tempo era stato vicino ad andare a giocare all'Inter. Qui sale Joe Hart in un derby di Manchester, però c'è occasione contropiede. Vai, metti da correre, non c'è il portiere, non c'è il portiere. Allora Wayne Rooney ci prova, la butta dentro, attenzione, vai! Torna in porta e salva così. Questo, ragazzi, era un City veramente vergognoso. Vedete, Sean Wright Phillips. Andate a leggere le formazioni e vi metterete le mani in testa. Tira, passa, ma che è sto montaggio? Madonna, questo secondo me ha tirato e gli è uscita fuori una caccola. Eh sì, ogni tanto c'ha sta cosa che fa le rovesciate un po' caccolose, eh. Quest'anno ha segnato un gol in rovesciata, ma una sdiarreata al portiere. Willian. Dato Willian ha giocato nel Chelsea, nell'Arsenal e adesso anche al Fulham, quindi si è girate quasi tutte le squadre a Londra. Vabbè, uno che in realtà, ragazzi, ha firmato prima con Liverpool, poi voleva andare, non mi ricordo dove, poi ha fine è andato al Chelsea. Oh, l'ha lanciato. Mazza che gol, oh. Ah, ma non me lo ricordavo che sta cosa l'aveva fatta contro l'Inghilterra, capirai? L'avranno visto tutti. Questo signore attualmente è il nuovo allenatore della nazionale del Portogallo. Non c'entra niente questo video, però ditemi che ne pensate. Beh, non è uno scandalo perché fortunatamente non so portoghese. Però dico, anzi sfortunatamente, visto le tasse che si pagano in Portogallo. Ma questo è un altro conto. Cioè, quest'uomo è riuscito a rovinare la generazione d'oro del Belgio. Perché oggettivamente, raga, il Belgio c'ha uno squadrone, c'aveva. Gli emetti un normo dotato e non dico che vince qualcosa, ma sicuramente non floppa come all'ultimo mondiale e neanche fortunatamente all'europeo contro di noi, perché hanno fatto ride contro di noi. Se ci pensate, in tutto il cammino dell'europeo, Italia-Belgio è stata la partita più facile. Pensateci, era la partita oggettivamente più difficile. Se andate a vedere tutte quelle che abbiamo incontrato, Spagna-Belgio secondo me stavano a livello dell'Inghilterra. Insomma, questo che è un pippone secondo me, come cazzo ha fatto a andare a allenare adesso il Portogallo? Cioè, dopo aver rovinato una generazione d'oro, ma ne vanno a rovinare un'altra, perché oggettivamente tolto Ronaldo, che adesso credo abbia finito, il futuro del Portogallo può essere solo che roseo, considerando i giocatori che c'hanno. No, Milner, bravo Milner, sa, ridono un po' tutti. Pedrito, che era il colletto Pedrito, che giocatore. Oh, Pedrito comunque, raga, ditegli quello che vi pare, ma è un giocatore di un livello diverso. Io lo vedo adesso a 37, 36 anni, quanti ce n'hai? Qua però ha crossato, raga, qua non ha tirato mai. Io me lo ricordo, ero piccolino, avevo 12 anni, ho visto sto gol, ho detto, che cacchio è questo? Diciamo che da qua che è nata la stella di Ronaldinho, anche se già al PSG in Francia faceva il suo. Vabbè, insomma, ditemi la vostra. Qui il buon Stankovic segna un gol incredibile a un giovane Neuer che si è rotto la gamba e probabilmente sta per finire la carriera. Che succede qui? Adesso se ne va? Non pago? Va a review? Ah, se n'è andato. Torna in campo. Viene ammonito. Espulso. No! No, sei in testa da cavolo. L'hanno richiamato. Oh, levate, levate. In teoria Emanuelson. Urbi Emanuelson. Raga, comunque Ibra faceva diventa forte pure Emanuelson, eh. Cioè, gente, a parte ha fatto 10 gol a Nocerino. Quanti ne ha fatti? Oh, 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 world record, 61 metri. Madonna, chi è? Un lanciarazzi. Maurito, Maurito, Maurito. E qui? Chi è che si è cavolato? Kovacic. Ah, Osvaldo, capirai. Cazzo vuoi? Giusto, c'ha ragione. Allora, posso dire, ragazzi, qua sono dalla parte di Icardi. Osvaldo un pessimo, veramente. Magari se lo conosci di persona sarà pure divertente, ma questo è matto col botto. Che cazzo c'è? Uno che fa così, io se sono allenatore non gioca più. Ma non per niente, ma perché uno te guardano un... A parte contro la Juve, capirai. Quindi te stanno a guardare tutti. Una cosa in alta, sì, te la devi passare. Secondo me manco c'era lo spazio per passarla, che dite? Cioè, se la passi adesso, sì. Tipo, qua no, non c'è Pirlo. Vabbè, la sparata per aria. Però non te la puoi andare a prendere. Te la passi. Come se fosse Cristiano Ronaldo, no? Un grandissimo finalizzatore. Guarin che deve mettere a tacere le cose. Adesso lo so che Guarin ultimamente non si passa neanche così bene. Insomma, con queste immagini di un calcio d'altri tempi, ci salutiamo. Anche perché quell'Inter faceva veramente schifo. Penso che saremo tutti d'accordo, amici dell'Inter. Forse il momento inaspettato era proprio vedere Osvaldo giocare con la maglietta dell'Inter. Perché veramente, ragazzi, a questo punto ce lo potevo andare a giocare io. Oh, sono tutti, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.